Ben ritrovati agli amici, ascoltatori e telespettatori di Radio Bruno. Siamo così qui. Siamo così, scusa Greta, sono andata anch'io, rifaccio. No, ma che. Ben ritrovati agli amici di Radio Bruno. Siamo qui con una delle giovani in gara questa sera sul palco dell'Ariston, Greta Zuccoli, classe 1998. Rullo di tamburi che non c'è. Eccoci, ciao. Da Napoli con furore, posso dirlo? Non so se il furore certo. C'è. Napoli c'è sicuramente. Ma certo. Sì. Sei una fierissima napoletana, giusto? Beh, sì, no, sono molto legata alla mia città, sicuramente è una città che è incredibile, piena di contrasti, no, in qualche modo, e mi sento legata a quella cosa là soprattutto, cioè mi rispecchio in questa cosa molto. Allora, ti dico una cosa, non so se sei scaramantica prima di tutto? Dipende da che cosa. Ok, sei la donna da battere? Sei la donna da battere? Ah. No? Lo sai, dai, lo sai. Possiamo dire. No, diciamo che da questo punto di vista, no, devo dire con tutti i ragazzi dell'edizione, delle nuove proposte, si è veramente creato un bellissimo rapporto. Quindi io sono molto serena da questo punto di vista. Allora, prima di parlare. Cioè, non si sente proprio, no, questo tipo di idea di competizione. Infatti, prima di parlare della tua canzone, che è la cosa ovviamente più importante, parliamo della chat tutti tamponati. Sì, è la chat stupenda che abbiamo noi, che è tutto in sicurezza, con la chat con tutti i ragazzi delle nuove proposte, e sì, la regola è essere tamponati, ovviamente, mantenere le distanze su questa chat. No, è molto bella questa cosa, ma scherzi a parte, perché come dire, una dimensione in qualche modo serena, no? Che sempre era proprio quella tensione, quell'idea lì. Cioè, io credo molto nel fatto che nella musica sia la cosa più bella, proprio questo scambio e condivisione con gli altri. Quindi quando lo dico, perché lo penso sul serio, cioè che in qualche modo mi sento arricchita da questa esperienza anche dal punto di vista umano, da quello che in qualche modo ognuno di noi ha regalato all'altro. Bellissimo, quindi, bellissimo pensiero. Tra l'altro tu hai già attirato, in realtà, nomi molto importanti della musica nazionale e internazionale, hai già attirato l'attenzione, quindi c'è già della sinergia, butto là, con Diodato, che tra l'altro questa sera sarà sul palco dell'Ariston, magari ci racconti se ti ha detto qualcosa di particolare e che ti sponsorizza da sempre con una passione, ho visto anche mesi fa sui social, insomma, veramente pazzesca, e poi Damien Rice, perché la tua voce è stata presente in tante sue canzoni, la voce femminile che lo ha accompagnato. Quindi tu già hai grandissime esperienze. E diciamo che la musica, appunto, proprio su questa scia, no, l'idea di condivisione, mi ha regalato in qualche modo degli incontri speciali che mi hanno aiutato molto a mettermi a fuoco proprio come artista, come essere umano. E Damien Rice è arrivato quando ero un po' più piccola, avevo 19 anni, le mie prime esperienze di tour le ho fatte con lui ed è stata incredibile, no? Proprio vedere da vicino come funziona questo lavoro per quei livelli con un artista come lui, che è una persona pazzesca, cioè veramente un animo puro, sincero, è un grande della musica, quindi questa cosa è palpabile proprio, sì, nella sua persona, ecco. E quindi è una cosa che mi ha molto segnato. Poi l'incontro con Antonio, che è arrivato in un momento in cui era un po' più consapevole sicuramente, e stavo iniziando poi questo percorso in italiano, che ho scritto tanta musica in inglese, quindi in qualche modo la sua presenza è stata un riferimento importante e mi ha molto influenzato in questo percorso alla riscoperta, no, un po' delle mie radici, una cosa che già era presente in me, però è chiaro che affiancarlo in questi mesi di tour che abbiamo fatto insieme è stata un'esperienza importante che mi ha molto arricchito, e abbiamo un bel rapporto proprio di stima reciproca molto forte. E direi anche una bellissima fortuna e sicuramente un grande attestato di stima da parte di due super artisti. Ora però arriviamo a lei, la protagonista, oltre a Greta ovviamente, la tua canzone. Cosa volevi raccontare con questo testo? Allora, con questo testo io volevo, in realtà mi è venuto spontaneo veramente per l'idea di comunicare questa necessità e questa voglia, desiderio di avvicinarsi a un'altra persona.
Quindi ho immaginato di essere tipo, non so, di questa idea di ramificarsi, no? Per abbracciare un po' l'altro in qualche modo. Quindi parla sicuramente di distanze, ma soprattutto di come colmarle e di come a volte da certe riflessioni ed anche emozioni negative vengono fuori poi delle consapevolezze diverse. Quindi questa canzone, che parla sicuramente d'amore, è anche una grande diciamo dedica che faccio a me stessa, a questo periodo di rivoluzione e cambiamento che sto vivendo. È un periodo di rivoluzione e cambiamento anche al di là di quello che succede dentro di noi, dentro di te, per tutti, tant'è vero che per la prima volta l'Ariston sarà senza pubblico. Come ti preparerai a questo tipo di situazione? Hai, cioè, hai pensato, magari, non so, Antonio Diodato ti ha dato qualche consiglio in merito, o qualcun altro di chi ti è vicino? Sicuramente Antonio in prima persona mi ha detto veramente godi tutto e sarà diverso, no? Sicuramente rispetto anche a quello che ha vissuto lui, ma in qualche modo forse l'emozione è ancora più forte. No, perché abbiamo già avuto in realtà un po' un assaggio di questa esperienza con le finali di Sanremo Giovani. Noi al Casinò era completamente vuoto, quindi in qualche modo hai la sensazione che la tua voce stia prendendo tutto lo spazio. È particolare come cosa e ti torna poi indietro, no? Tutta quella storia che fa parte della tradizione della nostra musica, quindi quello lo senti ed è incredibile. Poi è veramente un privilegio essere qui quest'anno, soprattutto se penso al difficilissimo momento che sta vivendo il mondo dello spettacolo tutto, e il mio pensiero va inevitabilmente lì sempre. Quindi il più è la fortuna di poter esserci, di poter cantare, poi poco importa se su quelle sedie non ci sarà nessuno, a casa invece saranno milioni di persone pronte ad ascoltare la tua e la vostra canzone in generale, poi soprattutto per quello che riguarda tutti i ragazzi. Non sembri particolarmente emozionata, devo dire la verità, lo sei? Io sono molto, vivo molto serenamente, devo dire, la musica è una cosa che è perché mi sento proprio quella mia dimensione, quindi no, la tensione c'è ma è positiva. Ne riparliamo poi domani nel backstage prima di esibire. No, certo, sarà bellissimo, sono veramente felice, è il mio primo festival, mi sembra anche molto surreale come cosa, ecco, perché ovviamente l'ho sempre guardato da casa e adesso farne parte è una cosa incredibile. Un bellissimo sogno che si realizza. Sì, sicuramente, lo guardavo da bambina con la mia famiglia e mi ricordo proprio quei momenti, no, anche un po' di quasi un rito quando il presentatore poi annunciava appunto la canzone, dirige l'orchestra, il maestro, no? È una cosa molto bella, veramente sì, un po' un sogno che si realizza. Poi arrivarci con questa canzone scritta da me, che rappresenta un punto di partenza importante, no? Anche in questo mio percorso di crescita, di cambiamento in italiano, devo dire è qualcosa di molto potente per me. E spero che questo abbraccio gigante che io di cui parlo nella canzone, questo desiderio di tendere, possa in qualche modo abbattere anche le distanze con, no, tutte le persone che non ci saranno là fisicamente, ma che sono a guardare in qualche modo. Noi ci saremo sicuramente a guardarti, come tutta l'Italia e possiamo dirlo tutto il mondo. Quindi grazie mille Greta per essere stata con noi. In bocca al lupo, però grazie. Non ho finito, nel senso ti chiedo prima di tutto un saluto personalizzato a tutti gli ascoltatori e telespettatori, perché noi andiamo anche in video di Radio Bruno, puoi dire quello che vuoi, noi ti registriamo e poi insomma è un po' la chiusura che utilizziamo. Prego, a te. Perfetto, un saluto da Greta Zuccoli a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. Mua. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.